Credo che tutti abbiamo seguito, o attraverso le immagini in diretta, oppure riguardando quelle immagini, la preghiera che Papa Francesco ha guidato venerdì scorso da Piazza San Pietro. E ciascuno di noi avrà recepito certamente una parola, un'immagine di quel discorso e anche di quella preghiera così intensa davanti all'Eucaristia. Pensando al brano di Vangelo che il Papa ci ha proposto, i discepoli dentro la barca insieme con Gesù, una barca agitata dalle acque, mi è venuto tante volte in questi giorni di ringraziare il Signore per essere discepoli e per esserlo insieme, insieme tra noi, soprattutto insieme con Gesù, insieme ad una Chiesa che ci accompagna, il Papa, i nostri vescovi. Le persone che ci vogliono bene e che non ci fanno mancare la parola di Gesù che, come abbiamo sentito ieri, ci nutre, ci consola, ci perdona. In questi brani di oggi e dei prossimi giorni, meditando il capitolo ottavo del Vangelo di Giovanni, Gesù fondamentalmente ci restituisce, la dimensione grande di essere discepoli, ma perché prima e in modo costante lui stesso è stato discepolo del Padre perché ha ascoltato e ha messo in pratica la sua voce, la sua parola, la sua volontà. L'ha fatto lui e insegna anche a noi a farlo. Il brano di oggi, sono i versetti dal 21 al 30 del capitolo ottavo di Giovanni. Iniziano con due fraintendimenti. Nel Vangelo di Giovanni tante volte gli interlocutori di Gesù parlano di una cosa e Gesù invece si sta riferendo a qualcos'altro. Naturalmente la liturgia ci sta accompagnando in questa settimana ad arrivare alla Settimana Santa, settimana in cui Gesù celebriamo il dono grande della vita di Gesù, ma anche la violenza degli uomini. La nostra violenza, quando abbiamo messo le mani addosso a Gesù, l'abbiamo arrestato, imprigionato e poi anche ucciso. Gesù parla della sua partenza, ciò che lui sta per fare, donare la vita, è un dono grande che fa agli uomini e forse dobbiamo entrare in questa logica del dono. Ma i suoi interlocutori non capiscono il luogo dove lui sta per andare e non sanno il luogo da dove è venuto. Il principio e il ritorno della vita di Gesù è sempre il Padre. Raccolgo un primo spunto per la nostra riflessione. Le nostre azioni da dove iniziano e dove finiscono? Per chi sono? Ecco, se guardo nel Vangelo la vita di Gesù, e dobbiamo sempre concludere che quello che Gesù fa, lo fa per amore, lo fa perché il Padre glielo chiede, lo restituisce al Padre. Questo anche nei discorsi dell'ultima cena. Le persone che ha amato, lui le restituisce al Padre, le ha custodite nel suo amore e questo gli permette di restituirle al Padre. Le ha guidate, le ha conservate, le ha difese come vero pastore. E il gregge adesso lo restituisce al Padre. Io penso spesso alle cose che faccio, alle azioni, alle parole che dico e devo riconoscere che non sempre sono impastate delle parole del Signore, non sempre l'amore del Signore è dentro in quello che faccio. E poi c'è una seconda piccola sottolineatura che può diventare un esercizio per questa giornata. Gesù dice sempre che tutto quello che fa, lo fa perché lo ha udito, ascoltato dal Padre. Ecco, proviamo in questa giornata, perché ciascuno di noi ha qualche parola di Gesù dentro, qualche brano del Vangelo a cui è più affezionato. Proviamo a pensare in questa giornata quali sono le parole che Dio ci consegna, anche una sola. E proviamo, dopo averla meditata, a viverla con le persone con cui viviamo nelle nostre case. E forse scopriremo che davvero l'amore del Signore è costante in tutto quello che ci dice. E anche la nostra vita nel piccolo diventerà un dono
come la vita di Gesù. Buon martedì e buona giornata a tutti.